Questa sera parliamo della Valle delle Piagge, un ambiente, una storia, una necropoli, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che il 31 marzo ha emesso la sentenza accogliendo il ricorso contro gli atti emessi per la realizzazione di un progetto di bacino di accumulo di acque nel podere San Vincenzo, proprio in questa valle. A darne la notizia è il Comitato della Valle delle Piagge, dichiarandosi molto soddisfatto per questa sentenza e del riconoscimento delle ragioni che ha portato avanti in questi anni. Gli ostacoli, hanno detto, non sono certo mancati a più livelli, è stato un lavoro duro, ma la ferma convinzione della nostra ragione, continuano coloro che fanno parte del Comitato La Valle delle Piagge, supportata dalla presenza continua e dalla partecipazione attiva di tantissimi cittadini, ci hanno dato la forza e la spinta per andare sempre avanti nella convinzione di essere soggetti, insieme a tantissime altre realtà, capaci di tutelare questo nostro territorio così aspramente violentato. Il ringraziamento, dichiarano sempre coloro che fanno parte del Comitato La Valle delle Piagge, va oggi agli avvocati Michele Greco e Lenia Miranda per il grande successo che hanno ottenuto al TAR per la Toscana, che con la sentenza 433 ha accertato tra le varie cose l'incompletezza e la genericità del progetto presentato e della relativa documentazione, così come la mancanza di approfondimenti istruttori da parte delle istituzioni competenti. Approssimazioni che non hanno consentito di accertare se nel caso di specie fosse effettivamente prevista la realizzazione di un bacino a iso irriguo o se fosse piuttosto riconoscibile una mera attività di escavazione non ammessa nella Valle delle Piagge, come si era pronunciata la regione nel piano regionale CAVE. E adesso, proprio per la Valle delle Piagge, parliamo di storia e parliamo di una necropoli. Ce ne parla Giovanni Innocentini attraverso una sua ricerca e una sua pubblicazione. Il Comitato Valle delle Piagge porta avanti un percorso di conoscenza del territorio, ma soprattutto anche di tutela per la storia. Esatto, questo di oggi è un momento per noi importantissimo, perché il lavoro di Giovanni Innocentini, svolto nel territorio delle Piagge, della Valle delle Piagge, oggetto di tante attenzioni in questi anni, è un lavoro che veramente restituisce, come dire, alla storia antica non solo di Pieve San Giovanni, Cincelli, Ponte Buriano eccetera, ma tutto il territorio della storia antica anche di Arezzo. Qui si parla di una zona conosciuta o comunque da indagare ulteriormente per quanto riguarda una necropoli etrusca, quindi evidenze ce ne sono molto importanti. Attenzione perché questo territorio non venga poi deturpato. Sì, questa è l'attenzione alla quale noi abbiamo sempre tenuto, sia per la bellezza, perché poi di fatto questo è un territorio che si fa leggere bene dal punto di vista paesaggistico e a questo punto si è fatto conoscere molto bene e da tutelare anche da un punto di vista appunto storico e archeologico, perché quello che sta emergendo è veramente importante per tutti. Una vasta necropoli nella Valle delle Piagge. Giovanni Innocentini fa una ricerca lunghissima, una ricerca che però approda veramente a dei risultati che sono importantissimi, giusto Giovanni? Anche per me sono stati imprevedibili, però quando abbiamo visto queste nuove emergenze, indizi di sepolture, già. Poi abbiamo capito che erano etrusche e quindi ancora abbiamo avuto proprio un'emozione grande, veramente. Senti Giovanni, quindi abbiamo nella zona della Valle delle Piagge forse la necropoli etrusca aretina? Io l'ho ipotizzato, ma con cognizione di causa, perché abbiamo trovato indizi concreti, cioè la viabilità che rimanda proprio ad Arezzo, cioè una strada che viene da Arezzo nel rettilineo Arezzo-Quarata attuale, prolungando questo rettilineo si arriva all'Arno. Poco prima dell'Arno la strada diventa una via pensile sollevata sui campi di 8 metri, una cosa tutta dritta. Dall'altra parte riprende ancora la via pensile, sale nella sponda di là e di là riprende la stessa strada con lo stesso orientamento di Arezzo Quarata, perché io lavoro anche con l'astronomia. Queste strade sono orientate al tramonto del sole e del solstizio estivo, che per gli etruschi aveva un significato grande. Nel libro lo scrivo, ora qui in un'intervista non credo si possa dire più di tanto, però
Questo fatto ci ha fatto capire, questa strada orientata in questo modo, la via Pensile, di là la via Pensile, poi si ritrova la stessa via orientata, a questo punto è la strada che viene da Arezzo, e c'è un altro concetto spirituale degli Etruschi. La necropoli deve essere visibile dalla città, e Piave San Giovanni è visibile, e deve essere separata da un corso d'acqua, il quale si deve attraversare in barca. E quindi lì torna tutto, ci sono tutti gli indizi. Nell'iconografia antica vediamo questo trasporto dei defunti sulle barche proprio, anche la barca del sole, di queste incisioni antichissime, insomma. Che ti ha dato il là? Naturalmente parliamo anche di Stanazzi, che in effetti aveva già iniziato un po' a vedere qualcosa, no? In queste zone, quindi. Però ecco, che cosa è stato proprio il là che ti ha dato la spinta giusta per poter ricostruire una storia che è così fondamentale e importante? Perché quello che vorrei dire è, questo non è un libro, è una ricerca, sono due cose ben diverse, quindi le ricerche si fanno e ci sono sempre dei fondamenti, quindi questo è fondamentale. Sì, sì. Dunque, gli indizi, prima abbiamo trovato in un boschetto detto Le Valline, si può anche, c'è un bosco dove affiorano dei tumuli, ma curiosamente questi tumuli sopra c'erano degli avvallamenti. Allora che vuol dire? Dico, se qui c'era una cupola, poi è franato la cupola e si è avvallato, e ho cominciato a pensare delle tombe a camera, appunto. E poi la sorpresa più grande è stata successivamente, quando in un oliveto abbiamo iniziato a trovare proprio, abbiamo trovato in totale due tombe intatte con copertura a tholos, è un termine greco che vuol dire a falsa cupola o pseudo cupola, e questo rimanda, a parte che rimanda alle tombe micenee di epoca classica, ma in particolare per noi rimanda a quelle tombe arcaiche, individuali perché sono piccole, che si trovano a Populonia e che sono documentate come tombe etrusche, lo dice Giovanni Colonna, eccetera, eccetera. Senti, potrebbe diventare un giorno, anche se naturalmente i tempi oggi sono difficili, però un giorno naturalmente per fare degli scavi. Ma ce lo auguriamo, perché noi abbiamo tutto segnalato alla soprintendenza, la quale ha risposto, veramente grazie della meritoria segnalazione, provvederemo a fare gli studi e a mettere sotto tutela il territorio, quindi loro già ci stanno lavorando. Ora, dopo questa presentazione, ci rimetteremo in contatto e vediamo cosa viene fuori. I primi luoghi forse da dover ricercare, quindi naturalmente se dovessero iniziare gli scavi, quale sarebbe il punto più giusto secondo te per iniziare? È una domanda difficile, ma io... No, no, io ho in mente prima il boschetto delle Valline, perché dove ci sono quei tumuli lì è facile verificare questi avvallamenti, se ci sono muri, ingressi e quant'altro. E poi l'altro attorno a quella che è la più intatta, perché lì vicino poi ne abbiamo trovate almeno altre quattro, sono affondate nel terreno, ma non perché sono affondate, perché nel corso dei secoli i ripetuti alluvioni, i depositi alluvionali hanno rialzato il piano di calpestio e quelle sono rimaste sotto. Ecco, quindi cominciare da lì. Inoltre, da un'altra che si trova presso la località Scampata, dove la carta archeologica segnala il ritrovamento di un'anza di un bronzetto, di un'anza di un vaso etrusco. E probabilmente viene da sepolture. Lì c'è una tomba a falsa cupola, a pianta quadrangolare questa, diversa dalle altre, ma sembra che in un architrave alto abbia un'iscrizione, perché ci sono segni antropici dall'inizio alla fine per tutto il percorso uguali, e quindi logicamente va fatta analizzare da un esperto di epigrafia e poi vediamo. Io con loro ho parlato anche di un altro argomento che tu già un po' hai toccato, il fatto delle strade storiche. E io credo che qui ci sia tutto il fatto di poter individuare delle strade storiche che possano indirizzare anche nel futuro un turismo del camminamento lento.
Sì, proprio nel camminamento lento, perché quel poco che è rimasto andrebbe staccionato, no? E salvaguardato. Ho detto così per creare un percorso indicato, insomma. E questo l'abbiamo trovato, perché io lavoro anche con l'astronomia, perché ora non lo voglio affrontare questo tema, perché però gli Etruschi guardavano principalmente all'astronomia, che era la base di tutta la loro vita e la loro ideologia. E ricostruendo il decumano del territorio, poi anche il cardo, cioè, proprio all'incrocio tra il decumano e il cardo, abbiamo trovato proprio una strada rettilinea per alcune decine di metri, e a lato ci sono anche delle pietre lavorate in un certo modo, quindi sicuramente quello era il decumano come avevo ipotizzato. Beh, faremo naturalmente questo percorso, però io devo fare una piccola confessione, piccolissima, che però mi gratifica il fatto di aver trovato proprio in Piave San Giovanni, in questa zona della valle. Quando sono andata una volta a fare una bella intervista a Olighiero Neofri, lui mi ha portato per i vasi corallini, sai dove mi ha portato a cercare proprio la terra giusta? Proprio in quella valle. E lì abbiamo raccolto questa pietra, questa terra, e l'abbiamo portata a casa sua, dove è stata poi lavorata da Alighiero. Quindi questa è stata una bella esperienza che ho vissuto io televisivamente, ma che mi gratifica proprio il fatto che questo incontro con gli Etruschi c'è stato, e forse ci auguriamo ci sia, proprio per poter trovare veramente nel tempo una fonte anche di vita per questa zona, che non è assolutamente marginale, ma è una zona invece molto viva, vicinissima alla città. Quindi sì. Complimenti davvero. Grazie. Con Anna Testi nel direttivo proprio del comitato, guardiamo meglio con attenzione proprio questa pubblicazione per riuscire a difendere un territorio e naturalmente darne ancora di più importanza ai posteri. Esatto, infatti il nostro comitato, che si è costituito in un primo momento con un grido d'allarme, perché ci eravamo preoccupati che questo bellissimo paesaggio stava venendo, diciamo, in qualche modo deturpato, a questo punto invece ha cambiato direzione. Siamo e stiamo lavorando per la tutela, e tutela vuol dire anche riscoprire la storia di questi luoghi, la storia che poi è il futuro, non solo nostro, ma quello dei nostri figli. E noi ci auguriamo che questo libro sia l'inizio per porre attenzione su tutto quello che circonda questo territorio, che non è solo quel luogo lì, ma arriva fino alle rive dell'Arno e quant'altro. Questo consentirà a tutti gli aretini, forse anche, anzi sicuramente, a un flusso turistico di godere di queste bellezze. E a nostro parere, siccome teniamo i piedi per terra, potrebbe essere sicuramente anche fonte di lavoro, che può andare dal turismo a un'agricoltura selezionata, rivalorizzando alcuni prodotti. Quindi il lavoro è molto, ma abbiamo bisogno di un aiuto delle istituzioni che comprendano questo, perché bisogna entrare nel concetto che la terra, non siamo noi i proprietari della terra, è lei che ci appartiene, la dobbiamo tutelare, la dobbiamo amare, valorizzare, e se possibile che ci dia anche un sostentamento, come probabilmente anche in questo periodo di crisi si capisce ancora di più. Una bella parola quella che hai usato tu, turismo anche. Io sto pensando anche che è una zona, quella naturalmente delle piagge, come tutta Piave San Giovanni, ma anche Ponte Buriano, eccetera, che è una zona dove il trekking, dove i percorsi, e quindi a questo punto, pensando ad una necropoli, si può parlare anche di vie storiche, esatto, che quindi non sono sempre le classiche vie che si portano avanti, ma vie storiche che possono diventare importanti per un flusso ben diverso, naturalmente ben più importante. Esatto. Questo è evidenziato, ne parlerà bene anche da un punto di vista storico Giovanni nel libro, e poi lo spiegherà anche questa sera nella presentazione.
questo aspetto è fondamentale, cambia completamente quello che può essere l'itinerario del viaggiatore lento, di quello che sempre di più viene, come dire, valorizzato dal cittadino consapevole, e fornire varie, come dire, letture di un territorio non è così scontato, quindi sicuramente questi itinerari li riporteremo fuori, alcuni perché ci sono evidenti, sono quelli che sono stati tracciati, che abbiamo visto nel libro di Giovanni, eccetera, e questo è il futuro. Infatti il nostro lavoro è proprio questo, un lavoro anche di collegamento con gli altri gruppi di cittadini che in qualche modo costituiscono delle associazioni, per fare un tutt'unico con percorsi turistici, perché sarebbe una cosa meravigliosa per gli aretini, appunto per i turisti, visto che siamo proprio a due passi dalla città. È veramente un peccato ignorare una cosa così bella. Quindi noi ci stiamo battendo per valorizzare tutta questa cosa, per vedere le cose in positivo. E ci auguriamo anche che la scuola ponga attenzione, comincino a portare degli studenti che comincino ad apprezzare fin da piccoli quello che sarà poi il loro territorio, il loro futuro.